Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda il traditore disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Parola del Signore. Prima lettura. Il profeta Isaia. Qua troviamo ancora il servo sofferente, questo personaggio misterioso che Isaia rappresenta. E questo servo parla. Dice: «Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo». E va bene. Discepolo è quello che proclama quello che ha imparato dal Maestro. E dice: «Il Signore mi ha aperto l'orecchio e non ho posto resistenza». In realtà nell'originale ebraico è diverso. C'è scritto: «Il Signore mi ha forato l'orecchio, mi ha bucato l'orecchio». Che strano. Come mai in ebraico c'è forato? Perché, sapete, quando un proprietario, un padrone, si pigliava un servo, prima cosa gli bucava l'orecchio, metteva un orecchino per dire: «Tu sei mio, sei mia proprietà». Quindi il servo diventava proprietà del padrone, con questo segno distintivo, con questo orecchino. E così anche il servo si lascia forare l'orecchio. Fa male, una pratica dolorosa, però non oppone resistenza. E poi ancora: «Ho presentato il dorso ai flagellatori, mi hanno tirato la barba, ho preso gli sputi». Insomma, è l'immagine di Cristo. Problema: Isaia vive 5-6 secoli prima di Cristo. Isaia aveva previsto, aveva visto proprio la passione di Cristo e la scrive nei suoi libri. Quindi vediamo che i profeti vedono la passione, l'annunciano, molti secoli prima l'annunciano. Quindi è un fatto importante che il Signore ha fatto in modo che venisse propagato, venisse annunciato con molto anticipo. E nel Vangelo, questo Vangelo di Matteo ha tanti interrogativi che ancora oggi non riusciamo a risolvere. Dice Giuda Iscariota. Iscariota è un attributo di Cheriot, Giuda della città di Cheriot, quindi, no, come non so, Peppino il Mazzarese, una cosa così. E dice: va dai capi dei sacerdoti, dice: «Mi do Gesù in mano», questo rivoluzionario, questo rabbì strano che parla, dice, fa: «Quanto mi date?» 30 denari, stipendio di un mese di un lavoratore, non è tanto, si accontenta di quello che gli danno. E poi ancora dice: Gesù dice ai suoi: «Preparate per la Pasqua». Non c'erano ristoranti a quei tempi. Quando si doveva andare fuori a mangiare, si diceva a un cittadino: «Guarda, prepara una stanza, veniamo con i miei amici, mangiamo da te alla buona». Non c'erano ristoranti. Allora andate,
trovate un tizio e gli dite appunto di preparare per la Pasqua. E poi Gesù a tavola con tutti quanti, Giuda compreso, dice: qualcuno mi tradirà. Panico. Dice: come, Signore? Siamo tuoi amici, siamo tuoi discepoli, come facciamo a tradirti? Ebbene sì. E chi è che ti tradisce, il Signore? Quello che mette la mano nel piatto, gesto d'amicizia. Mette la mano nel piatto era un gesto d'amicizia, si mangiava il pane col sugo. Quello lì mi tradirà. Non solo, ma poi Giuda dice: Signore, sono io? Lo sai che sono io? Sì, glielo dice. Giuda parla con Gesù come se fosse un suo amico. Sono io? Sì, l'hai detto. Sarai tu. Però Giuda poi si pente, vi ricordate? Piange disperato: cosa ho fatto? Ho tradito Gesù, il Maestro. Piange disperato e si ammazza. Si suicida Giuda, vi ricordate? Ma se avesse chiesto perdono, magari si sarebbe salvato. Dice: e il demonio entrò in lui. C'è scritto proprio: il demonio entrò in lui. Quando voleva tradire Gesù, il demonio. Tante cose strane succedono. Se il demonio è entrato in lui, non era responsabile, poveretto. Non sappiamo. Comunque, di fatto, da questo tradimento terribile, atroce, ha venduto, ha tradito il Figlio di Dio, quindi non c'è un peccato più grande che si possa fare. Da questo peccato enorme è venuta la salvezza. Tutti quanti siamo salvi grazie al sacrificio di Cristo. E il sacrificio è avvenuto per causa del tradimento di Giuda Iscariote. A volte da un male terribile viene un bene incommensurabile. Quindi ricordiamocelo, siamo grati in questa Settimana Santa, siamo grati al Signore per quello che è successo, quello che ha fatto. Siamo stati guariti, salvati dal suo sacrificio. Sia da Gesù Cristo.